Puntata numero 3 nel nostro percorso di andare. Puntata numero 3 nel nostro fantastico viaggio che ti porterà da 0 a 1000 metri di dislivello. Abbiamo parlato nelle puntate precedenti di tante cose, tra cui l'efficienza di pedalata, l'allenamento, l'ottimizzazione dell'allenamento, anche in base al tempo che hai. Se hai poco tempo, abbiamo detto, puoi mettere 2 uscite a settimana anziché 3. Se hai ancora meno tempo e se vivi ad esempio in una città trafficata e hai bisogno di concentrare quello che fai, ci sono i rulli. Sì, puoi farli anche nelle mezze stagioni, puoi farli anche quando ti vuoi cambiare, montare su e in 40 minuti riesci a fare quello che potresti fare in 2 ore in esterna. Di rulli ne so qualcosa e non vedo l'ora di iniziare a condividere questa conoscenza con te. Andiamo! Volkswagen. Prima di iniziare, 3 semplici consigli. Consiglio numero 1. Non è detto che tu debba per forza spendere una follia appena ti approcci a questo tipo di allenamento, a questo tipo di strumento. È vero, io posseggo degli smart trainer molto evoluti, ma ho iniziato come tutti da rulli molto semplici. Quello che puoi fare anche tu. Ci sono rulli che puoi acquistare usati o anche a un prezzo economico che si aggirano attorno ai 100 euro. Quindi già con quelli puoi iniziare, sono i famosi rulli sui quali tu monti con la ruota posteriore installata. Consiglio numero 2. Non sta scritto da nessuna parte, così come ti ho detto per gli allenamenti in esterna, che tu ti debba massacrare nell'ora di rulli. Sì, noi siamo persone a cui piace far fatica, ma non è che sia edificante scendere dai rulli distrutti. È una cosa che devi tenere bene a mente. Terzo consiglio, idratazione. 600-700 ml di acqua all'ora. E comunque, se fai degli esercizi molto ben strutturati, può durare attorno ai 40 minuti. 40 minuti in cui non starai sempre andando in maniera costante, ma intervallerai quelle che sono le frequenze di pedalate, le cadenze, gli esercizi e soprattutto le fasi in cui ti alzi e ti siedi, che ti consiglio di fare spesso. Abbiamo messo insieme questi ingredienti, che sono quelli basilari per partire, ma vedrai che 40 minuti, se fai gli esercizi che ti consiglio, passeranno in maniera molto, ma molto veloce. Finalmente in azione. Qual è la cosa più bella dei rulli? Che se sei a casa e hai pochissimo tempo, che ne so, al mattino presto, prima di fare colazione, in questo caso i rulli vengono in tuo soccorso. 40 minuti fatti qui valgono come 1 ora e mezza in esterna. Allora ecco che è molto importante che tu cambi spesso posizione. Pensaci bene, non ti capita in esterna che resti sempre ferma o fermo sulla stessa posizione, per cui prendi l'abitudine in primis qui ogni tanto di alzarti, cambiare posizione e cercare di fare dei tratti alternati in piedi a seduti. Vale anche qui il discorso che ti ho detto per quando usciamo fuori per fare una buona sessione, mi devi fare un buon riscaldamento e dividiti l'allenamento in micro obiettivi. È molto importante dire faccio 5 minuti in un modo, 5 minuti in un altro. Probabilmente troverai la dicitura smart trainer, questo perché molti di questi dispositivi adesso hanno la possibilità di essere collegati ad applicazioni intelligenti quasi di gaming o di realtà aumentata, oppure potrai trovare allenamenti online dove hai l'istruttore davanti. Se proprio non vuoi approcciarti perché dici sono all'inizio, la classica rullata davanti alla TV comunque può essere un ottimo passatempo allenante. Qua sono un po' di parte. È importante la musica che ti può aiutare, perché veramente è stato visto che aiuta anche a sopportare un po' meglio il senso della fatica. Se hai una spin bike di buona qualità, comunque per iniziare può andare bene anche quella. Ma andiamo a vedere nella fattispecie quelli che sono i vari esercizi. Come intensità iniziale puoi riscaldarti facendo dai 5 ai 10 minuti, tenendo uno sforzo che va da 3 su 10, su una scala che va da 1 a 10. Una cadenza di pedalata abbastanza brillante. Abbastanza brillante cosa vuol dire? Almeno di 90 pedalate al minuto. Sì, lo so, non hai ancora acquistato il contapedalate? È un investimento minimo che io ti consiglio in questo momento di fare, perché siamo già arrivati al livello in cui lo puoi fare. Finita la fase, quando ti senti pronta o pronto, puoi iniziare a fare 5 minuti ad intensità maggiore, arrivare a uno sforzo di 6
7 su 10. Come si fa a calibrare se non hai ancora il cardiofrequenzimetro? È quella frequenza cardiaca, quella sensazione che ti permette sì di avere il fiatone, ma ti permetterebbe ancora di parlare con una persona nel caso in cui l'avessi di fianco. Ti fai 5 minuti così a questa intensità e altri 5 minuti in cui ritorni a una velocità di crociera. Fai questo per 2-3 volte. Quando hai fatto questo, diciamo che siamo circa sulla mezz'oretta, puoi finire gli ultimi 5 minuti in progressione, in cui ti porti sempre da uno sforzo che va da 5 su 10 fino ad arrivare a uno sforzo che va da 8 su 10. Quindi una prima sessione potrebbe essere quella di lavorare un po', come si dice, sul metabolico, quindi andare a fare questi 3 blocchi alternati da 3 riposi e l'ultimo blocco da 5 minuti in progressione e, perché no, una piccola volatina. Per finire, 5 minuti di scioglimento ed defaticamento. Questa potrebbe essere la prima sessione di allenamento. Il secondo tipo di allenamento va a stimolare un po' di forza resistente, ma anche la coordinazione e la capacità di fare dei tratti in piedi. È un esercizio che comunemente viene chiamato di sitting and standing, proprio l'alternanza da stare seduti a stare in piedi. Come si fa questo esercizio? Facciamo una prima fase di riscaldamento come nell'esercizio precedente, 5 minuti, diciamo 3 su 10 la percezione di sforzo, 5 minuti 7 su 10 la percezione di sforzo, ci riposiamo un attimo e poi iniziamo a fare delle sessioni da 2 minuti con un rapporto molto duro. In questo momento io sto tenendo la stessa resistenza, ma gioco con il cambio. Davanti metto la corona, quella più grande, ma tu puoi utilizzare quello che vuoi. Se hai per esempio una bici con la monocorona, anche se magari sei sopra qui con una gravel, puoi far scendere il cambio per mettere la coroncina, quella piccola. In questo caso qui, se non basta, se senti che non hai abbastanza resistenza, devi cercare di capire una sensazione come quella che è di andare in una salita abbastanza pedalabile, per cui se tu hai un rullo di vecchia generazione non fai altro che girare il manettino per mettere più resistenza nella ruota posteriore. Se hai altri tipi di dispositivi, il concetto è quello di indurire la resistenza. Si fa 2 minuti in questo modo, andiamo a viaggiare a circa 60-65 pedalate. Se non hai ancora comprato il contapedalate, mannaggia, vai a comprarlo perché ti ho detto che ti serve. E in questo caso qui guardi avanti, tieni le braccia leggermente piegate e mi fai 2 minuti, i 40 secondi me li fai da seduta o da seduto e 20 secondi in piedi, quindi 40 secondi da seduti, 20 secondi in piedi, mi alzo cercando di andare a sfiorare con il coccige la punta della sella e stando fermi con il tronco e guardando avanti, facciamo 20 secondi in piedi. Ci sediamo, altri 40 secondi da seduti e andiamo a fare gli ultimi 20 secondi ancora in piedi per completare i 2 minuti. Cerca di non ondeggiare con le spalle, guarda avanti e lavora proprio sulla coordinazione. Se vedi che stai facendo questo gesto troppo ampio, vuol dire che per il momento il rapporto è troppo duro per te. Allora in questo caso è meglio che ti siedi, continui con un rapporto un po' più facile, lo metti e ti rialzi fino a che la parte del tronco, questa qui, resta abbastanza ferma. Bene, siamo alla fine di questi 2 minuti, metto una resistenza più facile, se è necessario, se ho un rullo ancora meccanico, tolgo resistenza alla ruota posteriore e faccio 2 minuti di defaticamento. Puoi ripetere questa sessione, diciamo le prime volte 4 volte, quindi 2 minuti come ti ho fatto vedere lavorando sulla forza, 2 minuti di transizione, e poi ogni settimana aggiungere 2 minuti per arrivare a fare fino a un massimo di 8 ripetute. Per arrivare a completare i 40-50 minuti puoi mettere ancora una decina di minuti, come ti ho detto che abbiamo fatto all'inizio, con una percezione di sforzo che va da 7 su 10. Anche qui, deformazione professionale, finisci sempre con una volatina che ti dà il brio giusto, e non dimenticarti mai, alla fine, di fare sempre un 5 minuti di defaticamento. Se poi vuoi fare le cose veramente fatte bene, tutti lo sanno, ma pochi lo praticano, è molto importante che tu dedichi almeno 10 minuti allo stretching e all'allungamento. E andiamo con la terza sessione, quella più cruenta, quella più croccante,
ma anche quella più divertente, perché alla fine, io lo so cosa succede, inizi ad andare in bici, ci prendi gusto, prendi le prime cotte, le prime delusioni, poi ritorni e poi dici adesso vorrei un qualcosa in più, perché lo so che alla fine hai sempre l'indole di voler scendere un po' stanco. Te l'ho detto anche prima, non è che devi ogni volta scendere distrutta o distrutto, però adesso è arrivato il momento, se hai seguito i consigli che ti ho dato fino a questo punto, di andare un po' più in intensità. E quindi partiamo sempre con i 5 minuti di riscaldamento, facciamo 10 minuti a livello che viene chiamato di zona 3, di fondo medio, percezione di fatica 7 su 10, cerchiamo di essere a una cadenza almeno di 90-95 pedalate, e io so che a questo punto il misuratore di pedalate, il conta pedalate, ce l'avrai. A questo punto però, nei 10 minuti che ti dico di fare a 7 su 10, ogni 2 minuti, tam, ti deve partire lo schizzo e fare un 20 secondi di variazione in cui non ti curi della strumentazione, ma fai 20 secondi di intensità molto elevata, quasi massimale, come se ci fosse la classica volata al cartello. Fatti questi 20 secondi, ritorni, ti prendi quei 10-20 secondi che ti servono per ripristinare gli equilibri metabolici e ritorni ad avere un'intensità 7 su 10. Ogni minuto e 40, diciamo, fai queste variazioni da 20 secondi. Finito questo esercizio, 10 minuti, e vedrai che l'atmosfera inizierà ad essere bollente. Ecco perché oltre ai 6-700 ml di acqua all'ora ti consiglio di avere anche un ventilatore davanti a te. Finito questo, puoi fare un 5 minuti di transizione e ripetere la serie di questi 10 minuti. Pronta? Pronto per il gran finale? Adesso andiamo a fare un esercizio che si chiama interval training, è molto conosciuto in tutte le discipline, e inganniamo un po' il nostro sistema metabolico, perché facendo 30 secondi ad attività molto intensa riusciamo a sviluppare potenze molto elevate. Cosa andiamo a fare? 30 secondi a sforzo submassimale. In questo caso io ti lascio la cadenza libera, anche se ti consiglio di farlo abbastanza agile, sopra le 100 pedalate al minuto, e quindi è 30 secondi full gas, tutto aperto. Attenzione, questi esercizi li puoi fare se è almeno più di un mese che vai in bici, e poi un minuto di relax totale. Puoi iniziare a farlo per 5-6 volte, e questo poi col passare delle settimane aggiungi una volta per vedere fino a quanto riesci a farne. Quindi blocco da 10 minuti iniziale, ancora 10, ripetiamo la serie delle variazioni, e alla fine interval training. Andiamo a vedere com'è l'interval training. Allacciati le cinture e via, si parte in questo modo. Se vuoi ti puoi mettere anche un timer, 30 secondi, via! Il cuore andrà all'impazzata, puoi anche cambiare durante la ripetuta, rilanciare, spingere anche con le orecchie se serve. Fine dei 30 secondi. Sentirai le gambe esplodere, la testa ti dirà basta, ma hai un minuto per riordinare le idee e ripeterlo ancora. Come ti ho detto prima, 4-5 volte all'inizio, man mano che passano le settimane, aggiungi una ripetuta da 30 secondi. Devo tirare il fiato perché, sentite, devo recuperare un attimo. Facciamo 3-4 minuti di defaticamento alla fine, e l'interval training è servito. Dura questa. Hai visto quante cose si possono fare anche con i rulli, per cui se hai ancora meno tempo del meno tempo del meno tempo, non ci sono scuse, lo puoi ottimizzare al massimo. Anche se sei una persona che odia stare all'interno, da oggi hai una soluzione per addolcire, in senso lato, perché le gambe si inacidiscono, quel tempo che una volta magari sfruttavi stando sul divano. Da questo momento sul divano non si sta più. Il compito che ti do per casa è riuscire a fare almeno questi 3 allenamenti, e poi ci sentiamo alle prossime puntate per vedere cosa è successo. Ricordati anche di andare a guardare i nostri articoli su enduchannel.net, e ci vediamo sempre qui
per la prossima puntata, per il nostro prossimo tassello nel viaggio che ti porterà a 1000 metri di dislivello.